È il 21° congresso della CEDP, un'occasione di incontro di tutti i diabetologi pediatri italiani. Abbiamo appena concluso la sessione dedicata alle associazioni di volontariato, un'occasione molto importante per poterci confrontare con i nostri medici e dove abbiamo passato in rassegna i progetti più importanti che abbiamo fatto in forma di collaborazione con la CEDP. Documento strategico sulla scuola, il diabete sport training, l'INO e il diabete, sostegno psicologico, tutti i progetti che ci hanno visto il mondo del volontariato accomunati con il mondo scientifico, tutti i progetti che sono stati battezzati anche dalle istituzioni ministeriali. Tutto questo si è consolidato in occasione di questo incontro con il nuovo presidente della CEDP, professor Cianfarani, col quale c'è l'impegno e la volontà di proseguire in questo percorso di collaborazione strutturata per fare in modo di trovare risposte sempre più efficaci ai problemi dei genitori dei bambini con diabete. La nostra presenza qui è per un interesse, ripeto, per conoscere meglio quello che sta dall'altra parte del nostro calice, quello che sta davanti a noi, ed è un mondo su cui dobbiamo veramente avvicinarci con grande delicatezza, perché in fondo non lo conosciamo finché non cominciamo a vivere con prima persona. Grazie di essere qui.